Ciao ragazzi. Giusto? C'è un problema, ragazzi. Max è senza voce, quindi oggi parlerà pochissimo. A bassa voce. A bassa voce, ragazzi. Ci saranno i sottotitoli qui per Max, quindi oggi va così. Allora, ragazzi, in sintesi, questo è un video. Siamo in sessione ed è un video più che altro per chiudere l'anno. Quindi siamo in sessione, siamo in pesca, abbiamo già calato le canne e siamo a Cesena nel lago A. Abbiamo scelto di venire qui appunto per stare un po' tranquilli, fare appunto quest'ultimo video un po' così in tranquillità. Giustamente piove oggi, quindi siamo attrezzati con gazebo e tutto, e però abbiamo deciso che oggi quello che veniva veniva, il video dovevamo farlo, quindi siamo attrezzati. È l'ultimo dell'anno, okay, perfetto. Quindi ci siamo attrezzati ovviamente per prendere la pioggia, gazebo, abbiamo i keyway, quindi siamo, diciamo, attrezzati bene. Ma c'è anche i waders. Quindi, vabbè, ovviamente adesso vi spieghiamo sempre come ci siamo approcciati alla sessione di oggi, e nel corso di questo video appunto volevamo parlarvi appunto di alcune cose, insomma, in merito a quest'anno. Bene, video link. Allora, eccoci qua, siamo nella postazione numero 1, quindi all'inizio proprio del lago A. Infatti Max sta pescando in quest'ansa qui, invece io sto pescando nella parte, diciamo, centrale qui davanti. Abbiamo tenuto le canne, ognuno, diciamo, due canne vicine per riuscire a pasturare nella stessa zona, per concentrare un po' la pasturazione, anche se non è che sia proprio il periodo adatto per pasturare in grandi quantità, però perlomeno abbiamo le canne vicine. E poi, ragazzi, non ve ne abbiamo mai parlato, ma abbiamo il gazebo, esce quello qui, e adesso appunto vi spieghiamo un po' anche come ci siamo attrezzati e quant'altro. Vedete, mi ha Max che comodo la stufettina. Adesso ve ne parliamo, ragazzi, vi facciamo vedere anche come ci siamo attrezzati per prendere l'acqua, visto che ne prenderemo spesso il prossimo anno. Allora, ragazzi, l'attrezzatura ovviamente deve essere minima, in modo che nel gazebo ci stia tutto e sia tutto comodo. Quindi una sedia veloce e una barra con due borse, dipende da come si vuole portare la sessione, e basta. Chissà cosa, poi
Bene, allora come vi diceva Max, ragazzi, noi abbiamo preferito prendere un gazebo. Perché? Perché innanzitutto non facendo molte notti fuori, quindi non, e soprattutto facendole nel periodo estivo, non abbiamo bisogno di una tenda che ci tenga al caldo. Abbiamo preferito un gazebo, giusto perché ci ripari appunto dal vento e dalla pioggia, anche perché è grande, quindi ci dà modo di essere agili in due all'interno, di poter mettere tutta la nostra attrezzatura, dividerci diciamo il gazebo a metà. Come vedete, anch'io ho il mio zaino, borsa di go, e lì ho la roba per far da mangiare, e non ve l'ho mai fatta vedere, ragazzi, ogni tanto me la chiedete, ci chiedete insomma cosa utilizziamo per fare i video. Io ho questa borsa qui della corda, dove all'interno ho tutto il necessario. Come vedete, ho un reparto attrezzato per i video. In questi casi usiamo l'iPhone, però qui c'è una videocamera che la usiamo quando appunto affrontiamo video più lunghi. E ecco, quindi per chi mi aveva chiesto come ci siamo organizzati per la parte video, qui dentro c'è tutto, ragazzi. Qui i cavalletti che ovviamente non ci stanno, ma ci sono. Quindi, come vi dicevo, siamo agili entrambi, abbiamo le nostre borse, eventualmente i lettini qui ci stanno tranquillamente di qua e di là, abbiamo già provato, quindi ecco, questa è stata la nostra scelta. E quindi adesso ovviamente il gazebo è veloce da montare, quindi speriamo appunto l'anno prossimo di riuscire anche a fare più video, magari anche in ambienti dove appunto c'è pioggia, insomma, dove c'è un tempo come quello di oggi. E basta, soprattutto perché dovendo fare anche i video ho bisogno di un riparo ulteriore per tutta la parte video e sfruttare anche l'altezza del gazebo, appunto. Bene, ragazzi, adesso speriamo di vedere qualche carpetta e beviamo un caffè nel frattempo che ci riscalda un attimino, visto che Max è andato a prendere anche le brioche stamattina, quindi ne approfittiamo, ragazzi. Allora, cercherò di parlare ovviamente più io in questo video perché appunto Max oggi ha dei problemi. Allora, parliamo un attimo, ragazzi, di quelle che sono state le esche di quest'anno. Come sapete, noi abbiamo il nostro mix e quest'anno abbiamo scelto di provare un'alternativa al nostro mix, proprio perché ci serviva un'esca veloce che entrasse presto in pastura e ovviamente essendo un mix spezie pesce volevamo qualcosa di diverso. E oltretutto, per aggravare la situazione, abbiamo ancora meno tempo degli altri anni, quindi ecco, fare il self-made quest'anno c'è stato un po' difficile. Quindi abbiamo deciso di affidarci a Mainline. Come avrete visto, abbiamo usato tutta quest'anno Mainline, abbiamo provato bilanciate, abbiamo provato pop-up, abbiamo provato un po' di esche. Come avrete visto, abbiamo avuto delle preferenze. Per quel che mi riguarda, io ho pescato prevalentemente con Mainline le essenze di B, sia bilanciate che batter, e Max invece ha usato le Spicy Crab quest'anno. Ci siamo trovati bene, ragazzi, perché sono esche veloci, entrano veloci in pastura e per il tempo che abbiamo noi forse è la scelta che per noi è la più sensata, proprio perché pescando poco ci serve un'esca che entri subito in azione, quindi le Mainline, ovviamente dippandole, perché noi le abbiamo tutte quante dippate nei go,
non abbiamo mai la, l'innesco, diciamo, la pop-up o la bilanciata nuda e cruda. Abbiamo sempre tutto quanto di fatto, perché? Perché ovviamente il dip accelera, quindi accelera i tempi. E quindi sicuramente continueremo con mainline, fin tanto che continuerà a darci soddisfazione come ci ha dato quest'anno, continueremo ad usarle proprio perché le riteniamo delle esche molto veloci. Useremo anche il nostro mix, adesso dovremo appunto provare a farlo e quindi basta ragazzi, quest'anno abbiamo deciso appunto che anche l'anno prossimo continueremo con mainline e il mix Primax, ovviamente usando come certezza di quest'anno lo spinner rig e il combi rig. Sono due righe che ci hanno accompagnato per tutto quest'anno, le abbiamo veramente provati sempre e tantissimo in quasi tutte le sessioni e sono due righe che secondo noi funzionano un po' in tutti gli ambienti, salvo ovviamente se dobbiamo pescare proprio in bombetta, che allora in quel caso conviene fare un air rig molto semplice senza tante cose, ma ecco appunto questa è un'altra cosa che sicuramente faremo. Bene, adesso qui piove ragazzi, non so se si sente, e speriamo nel frattempo che di vedere qualcosa. Dai. Allora ragazzi, vado piano così leggete i sottotitoli. Come diceva Christian, prossimo anno useremo sempre le solite due esche che ci hanno accompagnato quest'anno, il Mix Primax e Mainline. Anche se ultimamente ci avete visto usare molto Mainline, non vuol dire che abbiamo abbandonato il self-made, anzi, col nuovo anno, pronti via, cercheremo di farvi un nuovo video self-made. Abbiamo deciso di andare a creare delle pop-up con della roba molto buona, ok? Quindi non vi anticipo chissà che cosa, però non abbiamo abbandonato self-made. Ci siamo trovati davanti a una scelta: o pescare o rinchiuderci in box a fare self-made. Purtroppo è stato un anno molto pesante per noi, tante sessioni saltate, imprevisti, lavoro, malattie, cause di forza maggiore. È stato un anno tosto per noi di Climax. Voi probabilmente non ve ne siete accorti, e meno male, ma per noi è stato veramente pesante. Il tempo si è ridotto e quel poco che avevamo volevamo dedicarlo alla pesca piuttosto che a far palline. Abbiamo trovato un'alternativa molto valida, non ci ha deluso, ma comunque il nostro mix sarà sempre presente. Pronti via, vi dicevo, con l'anno nuovo un video sul self-made. In tanti continuate a chiederci ancora, ci fa piacere. Quindi primo video o secondo dell'anno sarà dedicato proprio a come si fanno delle ottime e toste pop-up. Quindi il self-made in casa Climax non viene abbandonato, lo riprenderemo nel corso dell'anno, sperando che questa volta il 2023 ci dia un po' più di tregua. Bene, speriamo che parta un pesce, perché con la pioggia così dovrebbe riossigenarsi un attimino. Vediamo come prosegue la sessione. Ho ricalato una canna ragazzi in fondo dove c'è l'isoletta, senza il sacchettino stavolta, solo l'innesco e il dipato. Ci ha scoperto qualche pallina, adesso vediamo se si muove qualcosa. Nel frattempo ragazzi, anche oggi sto usando appunto le pop-up mainline, le essenze libide dipate su entrambe le canne con lo spinner rig e basta. Adesso vediamo se si muove qualcosa. Ho fatto un sacchettino con del semplice pellet scraping e basta. Oggi non ho voluto pescare con stick, anche perché non resteremo qui molto tempo, piove, quindi abbiamo deciso di buttare giù le canne giusto per pro forma, per fare il video.
Quindi dai, speriamo parta qualcosa. Adesso magari Max cercherà di scrivervi come sta pescando lui. Ragazzi, ecco, adesso vi metto davanti al muto. Allora ragazzi, oggi sto pescando con due spinner rig, uno con pop-up e l'altro con bilanciata. Ci avete già visto nel corso degli anni utilizzare lo spinner rig non solo per le pop-up, ma anche per le affondanti e le bilanciate. Oggi proverò a ingannarle così, anche perché con le pop-up qui ho un conto aperto ancora. Come diceva Cree, le canne sono in acqua, ma è più un proforma, perché il video era dedicato comunque a fare un po' gli auguri a tutti voi di fine anno, sia di Natale che di anno nuovo, quindi è giusto per non essere venuti qua e non aver calato le canne. Ma date le condizioni meteo e il poco tempo che abbiamo, quasi sicuramente non penso che venga fuori pesce, però siamo qua, ci proviamo ragazzi. Canne calate vicine in modo da concentrare la pasturazione anche io, e basta, chissà che parta un pesce, magari mi torni anche la voce. Allora? Ehi ragazzo, sotto la pioggia! Ah già, è vero ragazzi, devo mettere i sottotitoli. Sarà piccolissima perché... Ma che sei, carassi anche qua dentro? Bene signori, primo pesce, calascio. Allora, ne approfitto. Forse ha conquistato un po' di voce. Sì, è venuto su un po' di voce. Ne approfitto per dire che queste giacche sono fantastiche qui. Sì. Perché ho fatto il combattimento col carasso sotto la pioggia e anche adesso sono andato a regolare il sensore, la scimmietta, e tanta roba perché guarda, l'acqua è già scesa via. Ragazzi, sono fantastiche. Corda ha avuto una genialata perché tira sul cappuccio. Sì, perché c'avevo anche questo. C'è la verandina, ragazzi, è rigida questa qui. Sì, sì. Questa è rigida. E io quindi... che ho gli occhiali, non mi si bagnano tutti, riesco a vedere ancora qualcosa. Girati di profilo e così si vede meglio, eccola qua, vedete? C'è questa piccola verandina che no, è proprio... A parte quello, ma sotto sono veramente asciutto. Cioè, ah, sì. Tocca. Sono veramente asciutto e cioè fantastico. Puoi fare il combattimento sotto la pioggia tranquillamente. Tanta roba. Allora, un'altra cosa ragazzi che volevo appunto dirvi prima di chiudere il video. L'avete visto sicuramente in qualche video. Ho preso lo zaino anch'io come Max. Io ho preso l'ultimo, il 60 litri mi sembra sia. E perché allora intanto uno zaino è più versatile, quindi posso utilizzarlo anche lasciandolo in macchina, ho tutta la mia roba qua dentro, posso, come in questo caso anche oggi, perché qui a Cesena le macchine non sono proprio qui vicine, sono c'è un apposito parcheggio dove vanno parcheggiate, e adesso avere lo zaino con tutto dentro è qui, è comodo e sono tranquillo. Poi perché abbiamo anche in mente di recarci in alcuni posti dove ovviamente non si può arrivare in macchina, dove il carrettino è una cosa in più che vorremmo cominciare un po' a
lasciare ogni tanto, e ovviamente quando necessita lo useremo, però per essere ancora più agili lo zaino fa più il caso nostro, sempre per le poche ore che abbiamo a disposizione. E quindi ho deciso anch'io di prendere lo zaino, quindi adesso ce l'abbiamo entrambi. E che dire ragazzi, è molto comodo perché mi sta veramente tutto in questa parte qui. Riesco a farci stare i picchetti perché c'è una tasca molto lunga, picchetti, martelli, mi sta praticamente tutto qui davanti, spazio per take all box, ring safe e quant'altro. Qui ho alcune boilers, dentro mi stanno tutte le varie compact e che altro, e poi è pieno di tasche, insomma c'ha veramente tanta roba. E poi ovviamente avendo anche l'attrezzatura video mi fa comodo avere un po' più spazio di Max, quindi ecco, l'avete visto, non ve ne ho mai parlato, adesso lo sto appunto spiegando. E sinceramente ragazzi vi consiglio di prendervi uno zaino perché veramente è molto molto comodo. Non so quanti di voi lo utilizzano, se lo preferite, se non lo preferite magari scrivetecelo nei commenti e vediamo. Però ragazzi io veramente mi sto trovando molto bene con lo zaino piuttosto che avere una borsa per la pesca. Ragazzi, questo video termina qui. Ovviamente non abbiamo preso nulla, però mi stai passando, comincio a avere anch'io adesso qualche problemino con la voce. Si fa condizionare. Allora dicevo ragazzi che questo video si conclude qui e dobbiamo ancora smontare, la smonteremo ovviamente. E che dire, noi auguriamo a voi e a tutte le vostre famiglie un buon fine anno, buone feste. Speriamo che il Natale vi porti tanta nuova attrezzatura. Faremo un post ovviamente proprio per farvi gli auguri, però cogliamo l'occasione di questo video per farvi, diciamo, un po' di persona. Passato un po' il termine. Quindi ragazzi, il video si conclude qui, vi rinnoviamo gli auguri. Come al solito, sfruttate i commenti per scrivere quello che appunto ci dovete chiedere. Ah scusa, prima di salutare, mi è venuto in mente un piccolo sondaggio. Ok, parlo io perché il signorino che ne stava parlando prima. Sì, esatto. Allora, quello che voleva dire Max è che stavamo pensando prima, appunto riflettavamo sulla pioggia, se è diciamo porta bene o porta male, se è meglio pescare con la pioggia, se no, se il dopo pioggia. Diteci voi cosa ne pensate, se appunto vedete più partenze con la pioggia, senza la pioggia, nei 10 minuti in cui magari non piove, che di solito sono diciamo è un momento buono. Dicono. Quindi diteci nei commenti cosa ne pensate e fateci sapere ovviamente la vostra opinione. Non è il classico temporale estivo che raffresca l'acqua, se è una pioggia proprio la pioggia costante. Esatto. Quindi ragazzi, come al solito vi auguriamo tante belle cose, ci si vede con l'anno nuovo, next year, buon 2023 a tutti da Climax Cantici, ciao.